Accanto a me abbiamo un grande nome dello spettacolo italiano che è qua per le vacanze natalizie. Abbiamo tantissimi ospiti, tantissimi personaggi di spicco VIP. Abbiamo Eleonora Vallone, la presentatrice del Festival di Sanremo 1981, scusate, un'edizione famosa, quella che è stata celebrata con la vittoria di Per Elisa da parte di Alice. Ma non solo questo, innanzitutto chiariamo, la signora Vallone è qua in vacanza, è qua per godersi le terme, giusto? Esatto, Giacomo sa tutto, io sono rimasta sorpresa perché, cioè, parliamo di questo festival lontanissimo. Chiaramente la gente si ricorda quello, ma io poi ho fatto tante altre cose. E tra l'altro sono qui per la passione dell'acqua e sto scrivendo un libro, però questo è proprio un segreto che non dirò a nessuno, soltanto a voi per iniziare, però tanto non vi dico cos'è. E Chianciano mi ricorda anche quando ho presentato un libro sulla ginnastica in acqua, addirittura ho scritto vari libri, 5. Uno di questi era La ginnastica in vasca da bagno, si chiama Gym Vasca, 100 esercizi in vasca da bagno, quindi è incredibile, l'ho presentato al parco. E poi io avevo proprio bisogno, sono venuta perché volevo stare tranquilla e sentire queste vibrazioni che sono magnifiche. Tra l'altro è un posto dove si è ispirato Fellini, certo. Si è ispirato Pirandello, e poi a parte gli Etruschi, Romani, i Medici, quindi si sente che è un posto ricco di vibrazioni, io le sento. E poi queste colline, questa Val di Chiana, sembrano delle onde profumate di erbe meravigliose, quindi io mi sento pienamente a mio agio. E poi appunto queste terme, che ieri chiaramente ho fatto tutti i miei esercizi in acqua. L'abbiamo vista, le piscine etrusche Teia, sì. Meraviglia, una cosa bella giornata di sole. Tra l'altro l'acqua è perfetta, l'impianto è meraviglioso e poi è così, è proiettato tra questo verde che è stupendo, certo. Voi forse neanche vi rendete conto, perché io vengo da una città dove tutto è caotico, e Roma, certo. E veramente venire qui è un angolo di pace, di ispirazione, veramente. Tra i tanti progetti artistici che ha fatto la signora Vallone c'è anche quello della pittura, se non sbaglio, giusto? Lei è definita cubo futurista. Che cosa vuol dire esattamente cubo futurista? Lo spieghiamo per i nostri profani e anche a me, sinceramente. Dunque, a parte che questa è una cosa vecchissima nella mia prima vita, io sono già la quinta adesso. Okay. E, quindi la prima vita, sì, ho fatto la pittrice e mi piaceva moltissimo, a parte che in classe mi mandavano fuori dalla classe perché copiavo tutto il Picasso. E, la ricerca della sintesi e del movimento, quindi tipico del futurismo e del cubismo, per cui mi piaceva fare questo esercizio vedendo le cose, e è venuto fuori questo stile, che tra l'altro mi aveva dato un grande critico, che era il padre di Verdone, che era un grande critico d'arte, e quindi me lo sono tenuto. Ecco, la signora Eleonora ha citato il padre, non possiamo non farle una domanda sul grande dimenticato Raf Vallone, che insomma sappiamo tutti, grande attore, anche giocatore di calcio. Insomma, hai una famiglia, Eleonora, dove sostanzialmente siete tutti artisti, chi più chi meno, nel senso avete avuto tutti una carriera brillantissima, anche la mamma. Sì, assolutamente. Comunque anche l'educazione all'arte che mio padre ci ha dato da quando eravamo piccolissimi, ci portava ai musei, ma la cosa più tragica è che ci obbligava a scrivere i diari di tutti i quadri che vedevamo, e quelli che ci piacevano e quelli che non ci piacevano, quindi era veramente un grande stimolo all'arte. Io mi ricordo di essere stata innamorata persa di un quadro del Vasari di Lorenzo De Medici, che è stato il mio amore nel cuore per tanti anni, quindi tanto per capire che è gli Uffizi, chiaramente. E quindi cioè, l'arte per me è una cosa naturale, vedo le cose belle anche dove non ci sono, perché comunque in qualsiasi cosa c'è qualcosa di bello. Arte a tutto tondo, poi, tra l'altro, perché comunque giornalista, scrittrice, Eleonora Vallone è artista veramente a 360 gradi. Sì, ma infatti questa ultima vita, passiamo all'ultima dato che siamo qui adesso, okay. ho fatto già da 5 anni un festival creato da me con la passione dell'acqua, certo. Che chiaramente fa parte del cinema, si chiama Acqua Film Festival. Questo è un festival dove tutti, anche le persone normali, possono partecipare anche con dei corti fatti da smartphone di 3 minuti, e poi ci sono i cortometraggi più lunghi, i 25, e i lungometraggi che però sono fuori concorso. Si chiama Acqua Film Festival, e tra l'altro vorrei coinvolgere anche le terme di Chianciano, perché sarebbe bellissimo che mi mandaste dei film. Un bel connubio, anche, sì, certo. Sì, assolutamente. L'acqua
nel cinema non è bagnata solo, è anche onirica, è anche libertà, è anche sogno, quindi è anche nel nostro inconscio, è forse l'infinito, quando tu vai sul mare cerchi sempre la linea dell'orizzonte. Ecco, l'acqua è magnifica, tant'è vero che arrivano film da tutto il mondo, perché è come il tema dell'amore, è immenso, internazionale, ed è una grande soddisfazione perché vedo quanto viene seguito, senza avere grandi sponsor chiaramente, cosa che cercheremo e cerchiamo, certo, ovviamente. Certo, quello è fondamentale. Sì. Facciamo solo un passo indietro, poi la liberiamo la signora Vallone, perché qua in vacanza l'abbiamo importunata giustamente. Torniamo un attimo a quel 1981. Allora, Eleonora è ricordata per la sua grandissima bellezza in quel festival, appunto, che era condotto anche da Cecchetto e la signora Pizzi, e anche qualche piccola gaffe, nel senso non dovuta ovviamente a Eleonora, però si può dire che una celebre diciamo scena, se così la possiamo definire, di Belen Rodriguez, quando ha fatto la co-conduttrice, o se vogliamo Valletta, qualche anno fa, in cui si è visto il famoso tatuaggio all'inguine, ecco, qualcosa di analogo era successo anche nel 1981 con Eleonora Vallone. Sì, anche se non ho tatuaggi. No, il fatto è questo, che io arrivavo dal Venezuela, e Ravera, che allora era il direttore del festival, mi chiama e dice: Eleonora Vallone vuole presentare il festival. Dico: io allora nessuna attrice presentava. Dico: ma ci faccia pensare, entro 24 ore mi deve dire sì o no. Vabbè, vado a prendere i giornali, sul Corriere c'era scritto: Eleonora Vallone presenta il festival di Concecchetto. E io sono rimasta esterrefatta, non sapevo a chi chiedere consigli. Mio padre e mia madre stavano a Los Angeles, il mio agente di cinema mi ha detto: noi ci occupiamo solo di cinema. E così, alla fine, dato che non ho paura, ho detto di sì. Cosa è successo? Non mi hanno fatto fare mai le prove, i cantanti cantavano in playback in quella edizione, per cui cosa è successo? Loro non riuscivano a esercitarsi col playback e non c'è stato più tempo per fare le prove per me, quindi io mi sono trovata così buttata davanti al pubblico. E quella gonna è andata. È successo che appunto i vestiti me l'hanno fatti all'ultimo momento e non l'avevo misurati più, e il giorno che l'ho messi, siccome era un velo morbido, che tra l'altro l'avevo disegnato io tutti gli abiti, e ogni volta che io finivo di presentare non vedevo l'ora di andarmene, quindi mi giravo di scatto con un passo da atleta, da pantera, certo, e questo svolazzava fuori e sollevava il vestito. Cosa è successo? Che allora, questa è una storia lunga però devo dire, certo, non andavano i tanga, assolutamente, andavano le mutande normali. Siccome io odiavo quelle mutande, andavo a Parigi, perché si usava andare fuori, a prendere questo tanga che era meraviglioso, non si vedeva la riga. Tutti pensavano che io non avessi gli slip, ma è una cosa folle, perché come si fa a presentare un festival? Così si legge su Inter, così, esatto, è riportato a distanza di anni. Esatto, perché non si vedeva niente, ovviamente. Quindi è stata un po' marcata per questo aspetto, sì, però negli anni viene ricordato ovviamente per la bellezza, per la classe, per essere una persona raffinata, e anche per questi veli che volavano, anche perché poi tra l'altro quello credo che sia stato il primo festival che la RAI ha mandato in onda, sì, esatto, e comunque non tagliato, cioè in diretta, quindi quello che era, bravo, e quello che si vedeva, esattamente, giusto? Bravo, non c'era, sì, possibilità, sì, alcuna di salvarsi. Assolutamente, sì, sì. E tanti altri fatti, ma è inutile che ve li racconto, magari un'altra volta. Magari quando ci racconta, appunto, se riusciamo a fare questo connubio con le Terme di Chianciano, magari, sarebbe una bella cosa. Sarebbe bellissimo, e mandatemi film, perché veramente chiunque può diventare un bravo regista. Poi a Roma lo facciamo, devo dire le date, il 26, 27, 28 di marzo, la settimana prima di Pasqua. E si fanno anche dei corsi per imparare a filmare da smartphone con un rilascio di attestato parallelamente nello stesso posto, che è alla Casa del Cinema, poi è questo bellissimo Villa Borghese. Vi aspetto. Chi può contattare? Magari alla pagina Facebook di Eleonora Vallone, oppure c'è magari un percorso più specifico per questo? Guarda, Acqua Film Festival su internet.org, trovi tutto, anche come iscriversi. Un'ultima cosa, che fai in questi giorni? Allora, le Terme Teia le abbiamo già fatte, quindi abbiamo altri percorsi da fare sul benessere, oppure ci dedichiamo a qualche passeggiata? Fortunatamente è freddo, però c'è il sole, quindi è gradevole. Io adoro passeggiare, ho già fatto ieri, ho fatto 14 chilometri, non è male, e poi niente, acqua, passeggiate e scrittura.
E poi queste magnifiche cene al vostro albergo. Che non guastano mai, è giusto. Eleonora, allora grazie, in bocca al lupo e ci vediamo allora per gli aggiornamenti su questo progetto su cui sei direttrice artistica. Grazie, vi ringrazio e siete meravigliosi, i toscani li adoro. Grazie mille. Ciao.